fatto qualcosa? Vai, il cancello, c'è sto cavolo di cancello. Ciao a tutti ragazzi! Ed eccoci di nuovo qua, finalmente. Un nuovo video. Ma faremo... C'è poco da ridere perché stasera... Stasera c'è da piangere perché siamo tornati a fare un nuovo rituale. E poi abbiamo visto, abbiamo fatto un sondaggio, vabbè, insomma, chi ci segue l'ha visto, non so se l'avete visto tutti. E abbiamo visto che, insomma, se voleva horror, un video horror o uno degli assaggi, mi sembra. Sì, uno challenge, divertente in generale. Quell'horror era tanto richiesto, abbiamo visto, quindi abbiamo pensato di fare, questo rituale. Ovviamente faremo il rituale dello Slenderman. Fantastico, rituale dello Slenderman. E noi, alla villa, alla solita villa ormai. Perché siccome è già abbastanza infestata, visto che abbiamo già fatto due rituali, inizia a essere infestata, sicuramente allora è il posto più adatto per evocare, insomma, lo Slenderman. In teoria ci dovrebbe essere pure il Papi. Sì. Ma non sappiamo se c'è. Non si sa. Proviamo ad andare a chiamare tutti insieme. Vai, andiamo. Ci sono le persone che stanno aspettando qui. Stai editando il suo video rituale adesso. E dai, stai editando il video del suo canale. Uno non può editare mai con Santa. No. Ebbè, esatto. Quando il dovere chiama... Il dovere sta chiamando. Voi questa sera volete evocare lo Slenderman? Sì. Sì. Lui non sa neanche... cosa andate incontro, sì. Ci vediamo fra poco. Allora, ragazzi. Siamo arrivati. E adesso Giada vi leggerà quello che bisogna fare, no? Esatto. Allora, se non lo sapete, lo Slenderman è una creatura che, così lo spieghiamo anche ai pochi, che è tipo alta tanto, tipo 2 metri. Sì, un sacco, tipo 2 metri. E è tipo longilineo, cioè tipo magrissimo. Poi è vestito con giacca e cravatta, cioè il completo nero. Non ha una faccia, è bianco, cadaverico. Ed ha dei tentacoli e rapisce i bambini. Il rituale, come funziona il rituale? Ora lo leggerò comunque. Sì. Allora... Il procedimento.
Che è? Stai meglio? C'è stato un attimo che... Cioè, fallo tu. Madonna. A chi tocca? Giada. Io. Che cazzo è una lucertola? Raga, per ora sembra tutto normale. Sembra tutto normale. È tutto normale, per fortuna. Però... sti bambini. Sei risentito? Ma... no, io ho sentito prima quei passi, oh madonna, madonna. Cioè, erano tipo da là. Oddio, guarda! Che? Che? C'è un bello su! Oh madonna! L'ho ripresa con la videocamera! Che cavolo? Oddio. Che cavolo è? Guarda! L'ho ripresa! Bravo! Sì, no, 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 io voglio andare... no, basta, chiudiamolo! Chiudiamo. Chiudiamolo. Chiudiamo. Sì, sì. Oddio! Dietro di no. No, raga, no. Guarda. No, 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 no. La se... si è mosso qualcosa? È successa una cosa sconvolgente. Sì. A parte tutto quello che avete visto fino ad ora, i passi e tutto. I rumori. Purtroppo. Il papi è dovuto andare via. Si sentiva bene. Perché avete visto insomma quella scena dove non stava tanto bene, ma comunque non si sentiva bene un po' fin dall'inizio in realtà, quindi è dovuto andare via. Quindi praticamente siamo rimasti noi due. Noi abbiamo deciso di continuarlo perché io una volta iniziato... eh? No, 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 andiamo in macchina. In macchina? Sì. Ma se... no, dentro casa no. Noi andiamo in macchina. Ma è aperta. Ma non si sente aperta. Oddio, che cavolo era? Oddio. Oddio. Che cavolo. Si è sentito benissimo. Si è sentito tipo benissimo. Che cavolo era? Dalla... da dove era poi? Cioè, guarda, tipo che qualcosa appare da dietro. Madonna. Raga. Stiamo in macchina, ma io mi sto cagando sotto. Io non esco più da qua, io dormo qua stanotte, te lo dico. So. Io dormo qua, cioè, ma no. Tipo sei sentito proprio un rumore di qualcosa, tipo. Cioè, e meno male che c'è la macchina parcheggiata qua, se no devo andare, cioè, io là dentro... non ci vedo niente. Adesso non è che possiamo rimanere in macchina tutto il tempo. Lo so, ma io non voglio scendere. Oddio. Io lo so questo di che colpa. Il fatto che ci stanno tipo bambini di fuori. Ma perché è pieno di bambini? Cioè di fuori è pienissimo, se non tipo fa una festa. Ma li rapisce. Madonna. No, io non ce l'ho. Oddio. Dobbiamo scendere, non possiamo rimanere tutta la notte qua e ci rimarrei, però ti giuro a dormire qua. No. Macchina mia. Cioè no, non rimarrei qua nel giardino, però rimarrei tipo... c'è la cagarella, raga. C'è la cagarella. Infatti. Dio. Cioè.
E non quindi... Ora scendiamo. Ci siamo decisi finalmente a scendere, anche se io, cioè... Non possiamo rimanere qua tutta la notte. Andiamo. Andiamo. Che ansia. Ancora che sentono poi tipo tutte ste urla di fuori. Per caso tipo... Pure io. Tipo... Lassù. Tipo... Cello. Basta, avvicinati.